Ultima puntata dell'anno dedicata ai desideri dei napoletani. Desideri che riguardano ovviamente loro stessi, quello che si augurano insomma per il 2020 e quello che invece si augurano per la città di Napoli per il prossimo anno. Questa è la 299esima puntata di O Tiemp e Nu Cafè. Auguri, buon anno. La puntata di oggi è comunque divisa in due parti ed è davvero tutta da vedere, ma soprattutto, permettetemi di dire, da ascoltare. Subito dopo la sigla. Cosa si augura lei personalmente per il 2020? Di essere sempre più sereno e trovare una tranquillità. Invece cosa si augura per la città di Napoli, per la nostra città, per il prossimo anno? Vabbè, le prospettive sono migliorate tanto a Napoli. Mi auguro che vada su questa scia di virtuale, di turismo. C'è tanto cambiamento a Napoli e questo fa piacere. La salute, lavoro e che tutte le persone a me care siano bene di salute. Auguro a tutti un buon anno e per la città di Napoli mi auguro lavoro per i giovani, meno nero e pace a tutti. Beh, un anno migliore per tutti quanti, sperando che insomma, le persone che hanno le responsabilità a livello politico e sociale possano fare le cose bene per tutti quanti, la popolazione, per le persone che hanno più problemi dal punto di vista economico, sociale, perché ce ne sono tanti che comunque stanno in difficoltà. Io da domani sto in pensione e quindi mi sono fatto i miei anni. Doppio augurio. No, grazie. Mi sono fatto i miei anni di lavoro e adesso devo aspettare che incomincio, diciamo, a far parte della schiera dei pensionati pure io e nella prospettiva che le cose vadano bene per tutti, perché certamente in Italia c'è tanto da fare, abbiamo tante cose belle da poter, diciamo, sfruttare per poter essere tra le prime nazioni al mondo, ma se non ci sono, diciamo, quelli che ci governano, che sono in grado di fare certe scelte, ci ritroviamo sempre, facciamo sempre i fanali di coda alla fine. Io sono napoletano, sono nato a Via Tasso nel 1956, ho visto Napoli cambiare tante volte e purtroppo le varie amministrazioni, non è che si sono, quelle che si sono succedute, non hanno certamente migliorato l'aspetto, diciamo, di attrattiva, ecco, di fare in modo che dal punto di vista specialmente turistico chi viene da fuori trovi una situazione tale da dire torniamo di nuovo a Napoli. Sperando che viene meglio del 2019, che ci porta tanta allegria e tanta felicità. E per Napoli, se dovessi esprimere un desiderio per la città di Napoli? Niente.